Domenica 21 aprile la Chiesa celebra la 61esima giornata mondiale delle vocazioni. Nel suo messaggio il Papa non si è limitato a ringraziare i sacerdoti e i religiosi per il loro servizio. Il Santo Padre ha anche sottolineato l'importante ruolo della famiglia nel favorire le vocazioni. Papa Francesco ha esortato i fedeli a una costante preghiera per le vocazioni, rivolgendosi anche ai giovani che si sentono lontani dalla Chiesa, incoraggiandoli a lasciarsi interpellare da Gesù Cristo. Il Santo Padre ha sottolineato che la Giornata Mondiale delle Vocazioni ha addirittura un carattere sinodale. La Chiesa è così ricca di diversi carismi, talenti e vocazioni, dice Francesco, ed è per questo che è così importante ascoltarsi a vicenda. L'obiettivo di ogni vocazione è diventare uomini e donne di speranza, ha continuato il Santo Padre nel suo messaggio. Tutti sono chiamati ad alzarsi e a risvegliarsi dall'indifferenza, abbracciando la nostra vocazione, lasciando che Cristo guidi i nostri passi. È con questa passione che ho fatto una cosa davvero folle. Mi sono trasferita in Italia senza parlare una parola di italiano, ho lasciato tutto e ora sono qui da 14 anni. E cosa posso dire? Dico a tutti che prima non ero infelice, ma diventando una sorella sono diventata ciò che il Signore mi ha chiamato ad essere. E questo mi dà una gioia e una passione che non riesco a spiegare.